se penso alla data del 2025, mi viene in mente questo contratto che ho firmato. E devo solamente ringraziare, anzi, devo ringraziare il presidente Ferrero, il direttore, lo staff e Mister Ranieri, e poi i più importanti che sono i miei compagni. Ringrazio tutti loro perché hanno permesso di far sì che potessi firmare un contratto lungo e importante. Sono contento di star qua, sono contento di aver convinto tutti. Tommaso Augello, quando giocava nel Cimiano, era un ragazzino, anzi un bambino, spensierato, dai, che aveva il sogno di diventare calciatore. Non era un'ossessione, non l'è mai stata, però piano piano, passo dopo passo, categoria dopo categoria, ho preso quella consapevolezza di poter arrivare comunque in una categoria importante, una squadra prestigiosa come la Sampdoria. Sicuramente il fatto di non uscire da un settore giovanile professionistico è una cosa anomala per questa categoria. In Serie A non penso ci siano tanti giocatori che hanno fatto un percorso come il mio, e giocare in Serie D penso sia stata una scuola una formazione importante per la mia persona, e perché ho fatto magari un percorso, un passo più avanti rispetto ai giocatori che magari erano in quel momento in primavera, perché già riuscivo a rapportarmi in maniera diversa con i grandi, già capivo che vincere era importante, già capivo il rispetto magari per persone più, ragazzi che erano nello spogliatoio più grandi, con più esperienza, e questo penso che mi abbia aiutato tanto, ecco. A Ferrara c'è stato l'esordio più o meno un anno fa, e è un ricordo, sì, che mi rimarrà per sempre. Tra l'altro inaspettato, non pensavo neanche di entrare in una partita comunque così delicata, su un risultato in bilico. E poi vincere quella partita è stato qualcosa di bellissimo, ci ha dato una spinta, 3 punti contro una squadra che comunque stava lottando anche lei per uscire dalle zone basse della classifica. E è iniziato tutto da lì, per cui ricorderò per sempre quel momento. Mi ricordo che mi ha chiamato Paolo, il mister in seconda, mi ha detto: Tommy, vieni. Lì per lì è un'emozione incredibile. E quel momento poi mi sono avvicinato a Mister Ranieri e mi ha detto: ti metti là, esterno alto, vai tranquillo e basta. Il percorso di studi che ho iniziato dopo le scuole superiori, l'Università Statale di Milano, in corso Scienze Sociali per la Globalizzazione, che è un ramo Scienze Politiche. Ho iniziato frequentando i primi anni perché vivevo ancora a casa, per me veniva abbastanza semplice andare la mattina a frequentare lezioni e il pomeriggio a allenarmi. In quel periodo giocavo alla Gian Erminio, riuscivo a dare diversi esami finché sono arrivato che mancavano 7 esami alla laurea, poi mi sono trasferito a Spezia, ho avuto un po' più difficoltà, ovviamente non potevo più seguire lezioni. Continuo a studiare, adesso sto preparando geopolitica. Vedo, dai, faccio molta più fatica sicuramente perché ho meno tempo e anche le energie mentali magari provo, non voglio sicuramente toglierne al calcio per darne allo studio, però non voglio mollare, voglio finire questo percorso anche se non sarà nel breve periodo, ma voglio finirlo. La mia famiglia ha sempre pensato, ma ha sempre detto che veniva la scuola prima di tutto, per cui mi ricordo anche quando giocavo in Serie D che il sabato c'era la rifinitura, non ci andavo mai. Andavo a scuola sabato mattina, poi tornavo a casa e andavo al Parco Lambro a fare la rifinitura da solo, che il giorno dopo giocavamo. Corrono in parallelo sia l'università che il calcio, ma ovviamente in questo momento il calcio è la priorità, anche se, ripeto, un obiettivo è quello di arrivare alla laurea. Come ho già detto, magari fra qualche anno, ma l'importante è arrivarci. E per quanto riguarda la nazionale, credo che sia un obiettivo, ma anche questa non è un'ossessione, sicuramente verrà se me lo meriterò e basta, penso far bene con la Sampdoria e appunto. Il gol con la Lazio, io dovevo essere lì al limite, però c'era anche Jankto lì e appena, poi ce lo siamo anche raccontati, appena di batter l'angolo, Cuba, Jankto era lì dalla mia parte, ho detto no, mettiti a destra che sto io qua, e lui allora si è stato sulla destra. Poi quando è stata spizzata la palla
ho visto che arrivava lì, però non avevo il tempo neanche di caricare, non ho lasciato andare la gamba, ho calciato subito lì e sul primo palo c'era tanto spazio, il portiere forse non l'ha neanche vista, è partita secca, di collo esterno e beh, è stato bellissimo. Le lacrime ovviamente sono per la dedica a mio padre, che è mancato 2 anni fa. È stato commovente, è stato bello, mi ha toccato, è stato un bel gol che tra l'altro ho fatto un gol simile a Spezia 2 anni fa, molto simile, sempre a calcio d'angolo, lì uno schema calciato al volo ma molto simile e ho fatto anche qualcosa in Lega Pro, per cui diciamo che quella zona di campo sul calcio d'angolo mi piace quando arriva la palla fuori, poi è capitato una volta, spero capiterà ancora ma non sarà facile. Sempre nel 2025 mi immagino un po' più vecchio, qualche capello bianco in più. No dai, scherzo. Immagino un giocatore più ancora più maturo, che magari avrà tante presenze con questa maglia. E spero di riuscire a lottare per qualcosa di importante con questa squadra.